Ciao a tutti e bentornati. Ieri abbiamo visto come risolvere i sistemi lineari con il metodo della matrice inversa. Oggi vi spiego il metodo di eliminazione di Gauss. Come esercizio vi ho proposto esattamente lo stesso sistema lineare di tre equazioni e tre incognite di ieri. Quindi sapete già qual è la soluzione. Oggi otteniamo la stessa soluzione con un altro metodo. Il metodo si basa sulla costruzione della matrice dei coefficienti e quella dei termini noti, detta matrice completa. Ovvero su una matrice dove, come prima colonna, ho i coefficienti dei termini con la x, come seconda colonna ho i coefficienti dei termini con la y e come terza colonna ho i coefficienti dei termini con la z. Questa è la matrice dei coefficienti. A fianco indico la colonna dei termini noti, separata da una linea tratteggiata, così. Questa prima matrice si chiama matrice incompleta. Tutta la matrice è detta matrice completa. Ricordatevi questa definizione perché alla fine ragioneremo sul rango di queste due matrici per determinare a priori se il sistema è determinato, indeterminato oppure impossibile. Cosa ci dice questo metodo? Una volta scritta la matrice in questa forma, il nostro obiettivo è andare a trasformare questa matrice di partenza in una matrice un po' più intelligente, ovvero una matrice a scala. Quindi applichiamo l'algoritmo di Gauss per andare a ottenere tanti zeri al di sotto della diagonale. Se avete già visto il video sull'algoritmo di Gauss, sapete bene che le operazioni elementari concesse sono quelle di somma, sottrazione e moltiplicazione per un numero diverso da zero. Se non l'avete visto, vi consiglio di andare a rivedere quel video. Quindi, cosa faccio? La prima riga la ricopio. La seconda riga, siccome io qui non voglio 2 ma voglio uno 0, la sottraggo alla prima. 2 meno 2, 0. 1 meno meno 3, 4. Perché meno per meno fa più. Meno 3 meno 4, meno 7. 5 meno 4, 1. Allo stesso modo la terza riga non mi piace, io qui non voglio 1, voglio 0. Quindi cosa faccio? Moltiplico per 2 la terza riga e la sottraggo alla prima. 2 per meno 2 fa meno 4, meno meno 3 vuol dire più 3, meno 4 più 3, meno 1. 2 per 1, 2, meno 4, meno 2. 2 per 0, 0, meno 4. Ora che abbiamo ottenuto gli zeri qui sotto, andiamo a ricopiare le prime due e fare in modo di avere uno 0 qui, perché il nostro obiettivo è ridurre la matrice a scala. Ho ricopiato le prime due righe, ora come vedete qui l'operazione che faccio alla riga 3 è la riga 2 più 4 volte la riga 3. Perché il mio obiettivo è fare in modo che qui sia 0. Se moltiplico per 4 viene meno 4 più la riga 2, quindi più 4, 0. In questo modo abbiamo 0, 0, continuiamo, 4 per meno 2 meno 8, meno 7 fa meno 15. 4 per meno 4 meno 16 più 1 meno 15. Ora che abbiamo ridotto la matrice a scala, siamo in grado di andare a risolvere le soluzioni del sistema. Partiamo dall'ultima riga. L'ultima riga ho tutto 0 tranne un numero qua. Vi ricordo che la prima colonna era la colonna delle x, la seconda quella delle y, la terza quelle delle z. Quindi questa, riscrivendola in termini di sistema, diventa così, perché questo è il coefficiente di z, mentre questo qui separato da questa linea tratteggiata è il termine noto, per cui facilmente trovo che z è uguale a 1. Ora la seconda, riscrivendola sotto forma di sistema, viene così, perché 4 è il coefficiente della y, meno 7 quello di z e 1 è il termine noto. E poiché ho appena trovato z uguale a 1, sostituendo viene 7 per 1 7, portato di là 7 più 1 8, ovvero dividendo per 4 y uguale 2. Andiamo a ritroso, siamo partiti dalla riga in basso, poi siamo passati alla seconda, ora ritorniamo alla prima, riscriviamola. Ora che sappiamo il valore di z e il valore di y, andiamo a sostituirlo alla prima equazione. Meno 3 per 2 fa meno 6, 4 per 1 4, facciamo i conti, 4 e 4 a destra e sinistra si semplificano, porto il 6 di là e divido per 2, facciamo la mente, viene x uguale 3. Andiamo a riscrivere in bella copia la soluzione e abbiamo ottenuto la stessa soluzione di ieri. Chiaramente anche questo metodo, come quello della matrice inversa, è abbastanza veloce, perché una volta presa dimestichezza con l'algoritmo di eliminazione di Gauss,
potete vedere che a partire dalla matrice a scala e andando a ritroso dall'ultima riga alla prima riga siamo in grado di trovare velocemente la soluzione. Ecco qua gli esercizi di oggi. Fanne un paio, oppure se ti va falli tutti. Io adoro le matrici e quindi mi diverto sempre a fare tanti esercizi. Fammi sapere qui nei commenti come sono andati, se erano troppo facili, troppo difficili, oppure se hai bisogno di qualche chiarimento. Io vi leggo sempre e appena riesco vi rispondo. Buon allenamento! Dopo questa full immersion di esercizi, spero che tu abbia capito benissimo questo argomento. Ti ricordo che se vuoi approfondire puoi guardare la playlist sull'argomento che ti interessa. Qui sotto al video trovi tutti i miei consigli. E ricordati che per un ripasso completo c'è sempre il mio video finale che si chiama Ripasso Generale, in modo da metterti alla prova e vedere se effettivamente ti è tutto chiaro. Io ti saluto e ti ringrazio per aver visto questo video. Clicca mi piace e attiva le notifiche per non perderti i nuovi contenuti. Io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.